Quando l'azione liturgica è celebrata con il canto, i membri dell'assemblea formano un solo corpo che, guidato dal coro, acclama ad una voce il Signore. Sulle note della misericordia si è svolto la scorsa settimana il giubileo delle corali e degli animatori liturgici, un'occasione per riflettere su quanto l'arte sacra, la musica in modo particolare, sia uno degli strumenti più potenti per gettare una luce sulle profondità dello spirito umano. L'evento giubilare, conclusosi domenica con la celebrazione eucaristica presieduta nella Basilica di San Pietro da Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, si è aperto venerdì con un convegno sul tema Cantare la misericordia. Un incontro questo in aula Paolo VI, durante il quale si sono succedute le testimonianze di chi, come Monsignor Marco Frisina, direttore del coro della Diocesi di Roma, ha fatto della musica un veicolo di conversione dei cuori. Cantare la misericordia significa proprio esprimere questo incontro tra l'amore di Dio e noi ed esprimerlo attraverso proprio la nostra preghiera, la nostra lode. Io direi il nostro amore verso Dio che ricambia l'amore di Dio verso di noi, perché si canta solo per amore, lo sappiamo dalla poesia, no? La stragrande maggioranza delle poesie sono poesie d'amore, proprio perché la poesia, la musica quindi, esprime ciò che le parole non dicono, e quando si ama si vuole dire più di quello che le parole dicono, e la musica aiuta a fare questo. La misericordia di Dio deve essere cantata e la musica è parte integrante dell'azione liturgica. Coristi e musicisti diventano interpreti di un'autentica missione evangelizzatrice, come ci spiega Monsignor Massimo Palombella, direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Una teologia che non si fa plastica, quindi che può essere toccata e udita, quindi diventa accessibile a tutti, è una teologia debole. Che cos'è la teologia? È la riflessione di questo momento storico sulla rivelazione. Questa è la teologia. La riflessione teologica, la comprensione della Chiesa in relazione a il mistero rivelato in un preciso momento storico, se funziona, se è completa, chiude il suo cerchio diventando arte. Il canto ritma la celebrazione, ne illumina i simboli. Lo stile e la professionalità del coro si mettono a servizio dell'assemblea, rendendo sensibile attraverso la bellezza del canto la realtà invisibile del mistero di Dio. Ancora Monsignor Marco Frisina. Ogni liturgia solenne per la Chiesa è accompagnata dal canto, proprio perché il canto rende la preghiera, come direbbe Agostino, due volte più efficace, per cui è insieme alle parole che di solito la scrittura offre e la nostra partecipazione nel canto, noi possiamo dare al Signore la lode migliore, la più completa.